L'intervento del torrente Nervi è complementare ad una riqualificazione complessiva del porticciolo di Nervi che recupera tutta la sua bellezza. Miglioreremo anche la fruibilità del porticciolo. Avremo l'opera importantissima del nuovo molo, la costruzione della diga sovvolta a protezione, quindi questo permetterà anche di evitare il ripetersi di fenomeni devastanti, quali sono stati quelli dell'ultima mareggiata, che hanno cagionato danni molto importanti. Si va a recuperare una parte storica della nostra città, dandogli valore attraverso un progetto di rigenerazione e di recupero di quella che è la contezza storica del Lotto. Quindi un porticciolo che torna ad essere un vero porticciolo con barche, con spazi per la cittadinanza e con la possibilità di poter arrivare e partire dalla passeggiata. Quindi è una partenza e un arrivo anche per la nostra passeggiata di Nervi. Questa è un'opera fondamentale perché il torrente Nervi sarà oggetto di un intervento molto importante di adeguamento idraulico attraverso lo scavo del fondale, attraverso un rinforzo significativo degli argini, il tutto con un'attenzione particolare a tutti gli aspetti estetici, alla valorizzazione del ponte romano. E poi sarà positivo il fatto che ci sarà anche una fruibilità del torrente perché di fatto si realizzerà un canale navigabile e in questo modo supereremo anche quella visione molto disordinata, caotica che oggi tutti vediamo sul sito. La delega che il sindaco ha istituito in questa seconda parte del mandato proprio vuol dire ascoltare i cittadini, vuol dire renderli partecipi anche delle scelte che l'amministrazione deve fare, tenendo conto dei loro suggerimenti, anche se poi noi dovremo decidere quale strada prendere, però questa assemblea di stasera, che è la quarta che facciamo qua a Nervi in questo mandato, dimostra che noi vogliamo informare i cittadini di quello che stiamo facendo e soprattutto ascoltare anche i suggerimenti per fare meglio quello che dobbiamo fare.